timone che si mette in gioco col proprio corpo. Oggi noi parliamo molto spesso di cosa significa la testimonianza, no? Questa sfida a se stesso di cui parlava Andrea è mettere addirittura in pericolo, direi, perché affrontare un'esperienza come questa in questo momento della sua vita è obiettivamente una sfida pericolosa, ma anche esaltante, così come alla fine ce la stiamo raccontando e la vediamo nel film. Per me è stato appunto vedere anche all'opera, vedere nella bottega questo scrittore che amo, vederlo muoversi senza vedere, ma con questo suo magnetismo, anche il suo, come dire, mi ha stupito la forza con cui scrive, perché ci sono state delle mattine in cui sono stato ammesso e ho visto l'opera mentre si faceva, ed è stato stupefacente vedere come lui è riuscito a affrontare la cecità e attraverso Valentina continuare a scrivere, a creare ininterrottamente, a studiare, perché qui non c'è un'opera soltanto di invenzione, c'è un'opera di invenzione perché ha tirato fuori un personaggio che ci parla del tempo in un'epoca in cui c'è una smemoratezza totale e un appiattimento. Questo Tiresia è un personaggio meraviglioso perché è uno di noi, però ha un ingaggio sul futuro, una persona a cui è capitata anche la sventura di, come dire, capire quello che succederà. E Andrea lo raccoglie, questa sfida, e lo fa diventare un suo alter ego, come dire, una sua controfigura, ma dandogli quella, appunto, semplicità, quella dimestichezza con qualche cosa che invece oggi è completamente fuori dall'orizzonte, cioè è una prospettiva gigantesca quella che si ha, perché apre un personaggio come questo, e che arriva ai giorni nostri, perché arriva a Primo Levi, cioè arriva al momento in cui c'è uno scrittore che addirittura mette in ballo il fatto che nessuno può pronosticare quello che l'uomo ha immaginato ad Auschwitz, come la Shoah.